50 sono esattamente i romanzi di Stephen King che ho letto e che possiedo qua, tutti e 50, in questa singola libreria. 50 non è la totalità dell'opera kinghiana, perché noi abbiamo questi neologismi come lovecraftiano, kinghiano, ma va bene così. Come si dicono le cose di Poe, tra l'altro? Edgar Allan Poe, poiane? Orribile. Quindi, come stavo dicendo, non è l'intera produzione kinghiana, però è una parte consistente di essa, perlomeno. Non si può dire che io sia un newbie di King, sono un lettore abbastanza appassionato di King, e quindi quando ho saputo che sarebbe uscito il suo nuovo romanzo, Fairy Tale, e che era possibile preordinarlo su Amazon, io che ho letteralmente costruito la mia libreria a botte di 2 euro sulle bancarelle nel corso degli anni, mi sono detto: è King, per una volta posso fare questo sforzo. Lo preordino, mi arriva martedì sera, comincio a leggerlo. Oggi, sabato pomeriggio, l'ho finito di leggere. 670 pagine. Ho voluto dare la mia fiducia. Io difficilmente faccio dei preordini di questo Fairy Tale, per l'appunto, che letteralmente il titolo significa fiaba o favola. Ho visto che il termine è ambivalente in inglese, ed è un fantasy, è stato presentato come un dark fantasy. Un ragazzo, il suo cane, la discesa in un mondo magico oscuro, un'eccezionale favola dark. E poi, vabbè, penso che Stephen King sia uno dei massimi scrittori di sempre, sul suo impero narrativo non tramonta mai il sole. Ci sarebbe da discutere sul fatto di essere uno dei massimi scrittori, perché quali sono i canoni da rispettare per essere considerato uno dei massimi scrittori? Le vendite? La quantità di libri scritti e pubblicati? O i temi e la qualità dello scritto? Ci sono due cose abbastanza differenti. È un fantasy, non è il primo fantasy di King, tra l'altro io qua ho Il Talismano, L'Occhio del Drago e tutti e 8 i volumi della Torre Nera 7+1 che ho recensito, potete trovarli qua sopra singolarmente in 8 differenti video, quindi non ero particolarmente sorpreso di questa derivazione, di questa scelta, tanto più che leggendolo mi sono reso conto, per quelli di voi che hanno letto perlomeno La Torre Nera o tutti quelli che ho citato in questo momento, l'ambientazione è sempre la stessa, cioè la storia è ambientata in uno dei mondi della Torre Nera, probabilmente il mondo originale, cioè il mondo della torre, il mondo quindi di Roland di Gilead. Infatti a un certo punto il protagonista dice: non è questo mondo la fiaba, che è un mondo più fantasy per l'appunto, ma è il mio mondo, cioè il mondo, quello che per noi è la realtà, la fiaba. E questo è molto carino. 670 pagine in 3 giorni e mezzo circa è una bella botta, è una bella botta, e probabilmente non sarei mai riuscito nell'impresa. Un po' se non fossero giorni di lavoro un po' mollo da me, ma soprattutto se non fosse King, perché, e ve lo devo dire, ho dato 2 stelle su Goodreads, seguitemi su Goodreads, a questo romanzo, per tante ragioni. Sono sempre più critico col passare del tempo, perché più leggo e più scrivo, più divento, è inevitabile, è fisiologico, più divento critico, perché leggo tante cose diverse, mi raffronto anche con altre persone, e dover scrivere così pone in una posizione di giudizio, di critica inevitabile, ma non ha solo difetti, quindi vorrei fare una cosa al contrario. Invece di partire in quarta criticandolo, partiamo dalle cose positive e lasciamo per dopo le critiche. Volete? Quindi, prima cosa, l'ha scritto King, e nonostante ci fossero dei momenti in cui era un po' così, mi sono... Questo è molto professionale, no? Non avere una parola e sostituirla con un'espressione, un verso, vabbè. Nonostante tutto, King, il suo segreto ancora non lo conosco, fa un sacco di strafalcioni, veramente un sacco di strafalcioni a livello proprio tecnico e stilistico, ma porca miseria, cominci a leggerlo e sei in grado veramente di leggerlo a manetta. Poi, questo magari non vale per tutti, ma io mi ricordo di aver letto Beauty Kate in poco più di 24 ore, sono 500 pagine. Beauty Kate mi è piaciuto più di questo, ecco, c'è da dire, quindi questo è un fatto. Per sommissimi capi, la storia al solito è ambientata in tempi moderni negli States, in America, perché King
non sa scrivere nulla al di fuori dagli Stati Uniti o che abbia come protagonisti degli americani e che abbia tutta la cultura pop della sua infanzia, adolescenza, della sua vita americana. E questo per certi versi è interessante, soprattutto per un lettore esterno, probabilmente, mentre un lettore americano probabilmente non coglie questa cosa. Ma a certe volte è un po' scocciante, perché oggettivamente, perfino nella Torre Nera, che è il suo fantasy più riuscito e più lungo e più approfondito e più vasto e tutto quello che volete, aggettivi a pioggia proprio, questa americanità io a volte la trovo un po' fastidiosa. È quasi esecrabile, no? È come se fosse un po' blasfemo camminare nei saloni del fantasy con pistoloni da cowboy nella fondina, Coca-Cola e birre, modi di fare americani e la citazione continua di sconosciuti, per me che sono italiano, marchi e marche americane che per loro sono cose di tutti i giorni, oggettivamente. Anzi, io addirittura accuserei quasi King di aver fatto un product placement bestiale in questo libro, perché una cosa è una citazione. E va bene, a un certo punto lui parla di ci sono questi lupi di notte e lui fa un paragone con i metalupi di George Martin, perché, come dicevo, è ambientato al giorno d'oggi, il protagonista è un adolescente, un 17enne, e quindi nella sua cultura, la televisione, il cinema, la serie TV, e le piattaforme di streaming on demand, no, Netflix, Prime e così via, sono la norma e quindi è inevitabile fare determinati paragoni. Anzi, sarebbe stato strano il contrario, cioè far finta che queste cose non esistessero. Quindi lui fa appunto un paragone con i metalupi, però poi non si limita a quello. Per esempio, cita la Disney parecchie volte, che una volta fa la battuta e dire, visto che è in un regno fantasy, cavalieri, avventure, principi, non sono un principe Disney. Va bene, ma la sesta o settima volta che me lo dici, nel senso, viene quasi il sospetto che Disney ti abbia allungato qualcosa per citarlo almeno 5 volte nell'ultimo romanzo del famosissimo Stephen King. Magari sono cattivo io, ma nella vita ho imparato che a pensar male, alla fine ho sempre ragione. E cita la Disney, cita diverse volte la Coca. Non si dilunga nel chiamarlo Coca-Cola. Ma una Coca è una Coca. Che cos'è la Coca? La Coca è quella. E cita più di una volta George Martin nelle sue opere, magari semplicemente per ammirazione per un suo collega che comunque ha avuto successo e fatto varie cose, eccetera. E cita un paio di volte la Apple, ma può essere incidentale. Vabbè. Cose così. L'ambientazione quindi è l'America, c'è questo ragazzo, ci sono delle vicissitudini. Le prime 100 pagine, tra le 100 e le 150 pagine, non c'è alcun elemento. Spero che non sentiate il cane perché, conoscendolo, abbaierà per la prossima mezz'ora, quindi non sto neanche ad aspettare. Stavo dicendo, mi sono perso. Ah sì, che non c'è nessun elemento fantasy, è semplicemente vita di tutti i giorni. C'è questo ragazzo, c'è, come spessissimo accade nei romanzi di King, tanto per dirne due, Shining, tantissimo, ma anche in Tommyknockers, per dirlo, o anche in It, uno dei personaggi, il tema dell'alcolismo, che è un tema carissimo a King, che ha trattato tra l'altro diffusamente anche in On Writing, che è qui, eccolo qua. On Writing, e ha trattato anche in molte prefazioni, introduzioni e postfazioni dell'autore. Avendo letto 50 suoi romanzi, lo so bene che l'alcolismo è un tema caro a King. Quindi c'è il tema dell'alcolismo, c'è il tema del lutto in famiglia, crescita personale, e poi lui finisce, il ragazzo finisce in questa casa ad assistere questo vecchio che, tra l'altro, io quando l'ho letto, non so se avete visto perché è un film un po' di serie B, è un film d'animazione, si intitola Monster House e la casa e il vecchio di Monster House sono davvero molto somiglianti alla casa e il vecchio di Fairy Tail di Stephen King, ma fa lo stesso. E cose varie, poi alla fine comincia a uscire il lato fantasy, lui trova questa porta per un altro mondo, rispettando a parte la struttura fisica della porta, che non è una porta ma è una scala che scende sottoterra, rispettando quindi la tradizione, dicevo, della Torre Nera con le porte per gli altri mondi, sfocia letteralmente questo personaggio in questo mondo fantasy e cominciano le sue vere avventure, ma questo dopo pagina 150 su 670. Quindi capite che
quasi un quarto del libro è letteralmente un'introduzione e basta. Un'introduzione ambientata nel mondo normale e un'introduzione completamente assente da qualunque elemento horror o fantastico o fantasy, fantastico in generale, che è un po' strano perché tu leggi questa storia e poi dici sì. Molto interessante la vita di questo adolescente che perde la madre, succede nelle prime pagine, quindi non è uno spoiler. L'alcolismo, poi questo vecchio lo aiuta, il vecchio si fa male. Passa molte, molte, molte pagine a descrivere scusate, lo so che ho detto cominciamo dalle cose belle, ma poi il discorso si evolve un po' da sé, mi sfugge, no? Cioè, lui passa veramente una parte consistente del tempo a parlare di lui che assiste questo anziano che si è rotto una gamba. Che va bene tutto, l'introduzione, i personaggi, il contesto, eccetera. Però dopo un po', il mondo fantasy è appunto familiare, anzi, vi posso perfino dire, eccolo qua. Vi posso anche dire dove e quando è ambientato. È ambientato in questo particolare mondo, allora, della sfera del buio, è il libro. Eccolo qua, pagina 612, presumibilmente dopo. Quindi, questo romanzo, Fairy Tail, è ambientato prima del passaggio di Roland e la sua compagnia nella Torre Nera, nel medesimo luogo, nella sfera del buio. Vi leggo giusto due righe per capirci. Raggiunsero le scarpe a metà mattina. Più avanti, ora nitido, si ergeva il palazzo di vetro. Scintillava di una delicata sfumatura di verde, come un riflesso di ninfee in uno specchio di acque tranquille. In basso, al centro, spiccava un brillante cancello. In cima, sulle torri, dondolava in un vento lieve bandiere rosse. Dondolavano, scusate, in un vento lieve bandiere rosse. Anche le scarpe erano rosse. E per non andare avanti, quest'ultimo, quattro scarpette rosso scuro di morbido cuoio, erano senza dubbio destinate all'unico membro quadrupede del loro catete. Ora, io mi sono reso conto di questa cosa perché King inserisce proprio questo dettaglio, che quando il nostro protagonista finisce nel mondo fantasy, una delle primissime cose che incontra è sto filo con tutte le scarpe appese. Esce la tipa dalla sua capanna e ha queste scarpe rosse ai piedi. E in lontananza c'è questa città di vetro, che è in parte di vetro, non del tutto, che è verdastra. È palesemente una autocitazione, no? Quindi King ci fa capire, se siamo lettori appassionati delle sue opere, che ehi, è uno dei mondi della torre, è lo stesso mondo, universo narrativo delle torri, ed è quel posto là, è palesemente quel posto là, la città di vetro verde, le scarpette rosse, però Roland ci arriva dopo, qua ancora non siamo arrivati a quella decadenza. Il mondo è molto decadente, viene descritto come dark fantasy appunto per questo, e il nostro protagonista attraverso una serie di vicende incontrerà dei personaggi peculiari, farà cose eroiche, il destino lo porterà a dover affrontare il grande male. Cose abbastanza scontate. Si legge molto bene, però devo dire che, ragazzi, è probabilmente una delle peggiori cose che abbia letto di King. Non la peggiore, ma veramente, nonostante in fondo lui dica: non credo che avrei potuto scrivere questo libro senza l'aiuto di Robin Thurf, che mi ha assistito nelle ricerche. Sa più cose su Empis, che è il mondo in cui è ambientata questa storia, e su Charlie Reed, che è il nostro protagonista, di quante ne sappia io. Ora, ragazzi, il libro sembra scritto in 2 settimane. È pochissimo curato, molto, molto superficiale, stilisticamente acerbo. Io, che sono un malpensante per natura, non posso fare a meno di pensare che ci siano solo quattro possibilità. Uno, King è troppo anziano. Perde colpi, slash, non c'ha più voglia. Ok? Due, non l'ha scritto lui. Se vedete il mio video, i Ghostwriter di King, che sono tutte illazioni, supposizioni, fino a prova contraria, però possibile. Lui ne ha scritto una parte, che è la parte ambientata nel nostro mondo, e la parte dopo non l'ha scritta lui, ma l'ha fatta scrivere a qualcun altro. Perché si vede la differenza, si vede, ve lo dico proprio, si vede la differenza di mano, secondo me si vede tanto. E se avete letto tanta roba di King, lui ha scritto delle altre cose così, ma
quando era più sbarbato, quindi di nuovo o anziano o ghostwriter. L'ha fatto scrivere in parte a suo figlio, Owen King, che sta cercando di spingere, non so se avete visto, hanno scritto anche un libro a quattro mani, sul mercato. Quattro semplicemente è stufo. È stufo, scrive tanto per scrivere, ma gli manca la motivazione. E questo spiegherebbe perché un risultato così deludente. Deludente praticamente sotto ogni aspetto, sia narrativo che di coerenza e consistenza e così via. Mi sono dovuto prendere parecchi appunti. A parte il fatto che, di nuovo, riguardo all'introduzione, lo so che è una cosa tipicamente americana, si vede molto anche nei film horror americani tipo Annabelle o... non mi ricordo neanche i titoli perché sono brutti, me li dimentico. Classico film horror in cui arriva la famiglia che si è appena trasferita in una nuova casa che è su un cimitero indiano, c'è stato un omicidio o qualunque altra cosa, e la prima mezz'ora del film sono le vicende familiari di sta gente che si trasferisce, che hanno i figli che non vogliono traslocare, che lui ha il nuovo lavoro. Sapete, che palle! È proprio necessario. La introduzione ci sta bene, ci vuole introdurre i personaggi e tutto. Ma c'è modo e modo. Uno può anche fare un'introduzione con una storia interessante, per esempio, eh? Pensate un po', che ideona! Chi l'avrebbe mai detto? Tema dell'alcolismo, Monster House. E qui ci sono un sacco di cose inutili, per esempio, per farvi capire. Pagina 28, la scena del bagnetto. Non del bagnetto nel senso che fa il bagnetto a qualcuno, nel senso che il protagonista si trova in un bagnetto. Sentite qua. Entrai nel bagno, che non era molto più grande di un ripostiglio. C'erano soltanto la tazza con il coperchio sollevato e altri anelli di ruggine sulla porcellana e un lavabo con sopra uno specchio. Già mi ha dovuto descrivere tutto il contenuto di una stanza un metro per un metro, ma vabbè. Aprii lo specchio e mi trovai davanti a un mucchio di bindicinali da manco. Scusate se ogni tanto parlo strano, ma ho subito una tonsillectomia, a volte... c'ho ancora la gola che mi si incastra mentre parlo. Su un flacone al centro della mensola campeggiava la scritta Empirin. Quando lo afferrai vidi una pallina subito dietro e pensai si trattasse di una pasticca di barbiturici. E qui la scena incriminata. Radar, che è il nome del cane, era rimasta in cucina perché nel bagno non c'era spazio sufficiente per entrambi. Me lo dovevi proprio dire? Mi dovevi specificare l'esatta posizione del cane all'interno della scena, spiegandomi che il bagno era troppo piccolo e il cane era dovuto restare fuori. Ragazzi, questo è un errore da super principianti. Presi la tazza dalla piattaia, la riempii dal rubinetto della cucina e tornai indietro lungo il corridoio della lettura con Radar che trotterellava alle mie spalle. Quando uscii, il suono della sirena si era avvicinato parecchio e il signor Bowditch era disteso con la testa appoggiata su un avambraccio. Ragazzi, cioè... quello che vi ho letto, la metà, è roba da buttare via, non serve a niente. Tra l'altro, a proposito di un writing che non ho ancora portato per mancanza di tempo, lui, a un certo punto, a parte che in un writing, sul writing, spende poche parole e la maggior parte del libro è una specie di pseudo-autobiografia, ma vabbè. Lui a un certo punto fa l'elenco di quelle poche cose di cui uno scrittore deve veramente tenere conto, no? E lui stesso dice, a volte io stesso non le rispetto. Ragazzi, King, tra le varie cose, dice economia narrativa, non sprecare parole, non allungare il brodo, che è una cosa che fa sempre, sempre. Mi ha fatto straridere leggerlo, perché dicevo, sì, predichi bene, ma razzoli malissimo, malissimo. Per fare un altro esempio, pagina 82, cioè per farvi capire proprio alla Shining, no? Che è tremendo, Shining è tremendo, non ho potuto finirlo. Se volete vedere la mia recensione qua sopra, spiego il perché. Ecco qua, sentite la descrizione qua. Una scala stretta, aperta parentesi, che faceva tanto psycho, pensai, portava al secondo piano. Non era una soffitta, ma veniva utilizzato come tale. Nelle tre stanze erano accatastati un mucchio di mobili, inclusi sei sedie molto eleganti, che avrebbero dovuto trovarsi intorno al tavolo da pranzo, e il letto della stanza vuota, con la testiera distesa per il lungo sul materasso. C'erano un paio di bici, aperta parentesi, una delle quali senza una ruota. Scatoloni impolverati e pieni di vecchie riviste, e nella terza stanza, la più piccola, una scatola di legno che conteneva quelli che sembravano attrezzi da falegname, ma che risalivano agli anni in cui il sonoro era appena arrivato al cinema. Su un lato della scatola, scolorite, c'erano le iniziali ABBY. Presi il trapano, pensando che potesse tornarmi utile per installare le maniglie di sicurezza, ma era inservibile. E non c'era da stupirsene. C'era una perdita nel tetto, sul lato dove era stata sistemata la scatola di legno. E tutti gli attrezzi? Il trapano, due martelli, una sega, una livella con una bolla gialla e velata al centro?
erano stati mangiati dalla ruggine. Bisognava fare qualcosa per riparare il tetto, pensai, e prima che arrivasse l'inverno, o ci sarebbero stati dei danni strutturali, se non era già accaduto. Cominciai dalle finestre del secondo piano, perché erano le più impolverate. A volerla dire a tutta, erano lerce, e va avanti così per pagine. Ragazzi, vi ho letto un'intera pagina che sarebbe stata riassumibile in due righe. Cioè, 670 pagine, 670 pagine, 370 sono da buttare nel cesso, sono inutili. Elenchi di cose, descrizioni infinite di cose inutili. Cosa me ne batte il cazzo a me, scusate, che ci siano due biciclette vecchie, di cui una senza una ruota, che ci siano un vecchio letto, la cui testiera è messa per lungo sul letto. Ma chi se ne frega? Ma perché io mi devo subire il bricolage dell'adolescente che sta ristrutturando la casa? Ma chi se ne frega? E cosa c'entra con la storia? In quale modo, in quale mondo arricchisce la narrazione questa cosa? In nessun modo, in nessun mondo. Faccio una pausa perché si è surriscaldata la videocamera. La mia rabbia, probabilmente. E quindi continuo a insultarla tra poco, ma per voi è ora. Però, come dicevo, King può permettersi, no, di prendersela comoda, di fare un'introduzione infinita, di essere superficiale, perché ormai basta il suo nome. E tra l'altro, a proposito del basta il suo nome per vendere, naturalmente, ma qual è il pubblico di riferimento di questo romanzo? Perché questo non è il classico horror di King, non è il classico romanzo di King, è un fantasy, ma è quasi un young adult, perché il protagonista è un adolescente, la scrittura è più sempliciona, più superficiale, senza nulla voler offendere, no? Senza voler offendere affatto gli young adult, che ci sono young adult e young adult come genere, dipende dall'autore, naturalmente, però alcuni young adult sono magari un po' più semplicistici, no? Non so, c'è anche il torneo, che è proprio una cosa tipica degli young adult. Non lo so, ci sono anche cose stupide, cioè nonostante l'ambientazione, la situazione, le vicende anche tragiche a un certo punto, si sofferma su cose sceme, tipo le scoregge, no? Cose che, di nuovo, io non voglio offendere il pubblico di riferimento degli young adult né gli young adult, ma se penso, non lo so, a TikTok, a YouTube, ai TikToker e YouTuber, soprattutto quando ero anche qualche anno fa un po' più giovane io, che ce n'erano molti che erano famosi per le scoregge e quelle cose lì, cioè un tipo di cose che chi cazzo è che ride leggendo a uno che è chiuso in una cella nel castello dei malvagi, che lo trattano male, sangue e tutto, e uno scoreggia e lui che ridere, cioè sembra quasi il tentativo di un vecchio, perché King è un vecchio, di immedesimarsi, no, nell'autore, nel modo di scrivere adeguato a un pubblico di riferimento che non gli è familiare. Queste sono tutte mie supposizioni, magari sto ceffando completamente tutto. Ricordatevi sempre che nulla di quello che io dico è un dogma, è un assoluto, è una certezza. Questa è la mia visione, la mia interpretazione, però cacchio, scorregge e poi, vabbè, non lo so. Non c'è, già spesso non c'è bellezza in quello che scrive King, no? È più l'idea che ci sta dietro, è l'ambientazione che riesce a creare, a volte la concitazione dell'azione, e il voler vedere come finisce, però raramente si può dire di King che abbia scritto dei bei libri proprio come un buono scrittore. Non mi ricordo se ho attivato il microfono, io mi sta venendo un colpo. Sì, sta registrando, tutto a posto. Non c'è ricercatezza. È un po' come quello che vi racconta la storia dell'orrore attorno al falò, che un po' è la sua forza, no? Quel modo un po' disinibito e a volte anche disincantato di buttare giù una storia, riempirla di dettagli truculenti o spaventosi e spaventare il piccolo pubblico intorno al falò, che può darsi che fosse la vera forza di King, che sia stata la vera forza di King, dilungandosi inevitabilmente in un sacco di dettagli inutili, che è una cosa tipica di King. Sto leggendo gli appunti che mi sono preso mentre leggevo, perché sennò non lo so, forse è questo il suo segreto, però capite bene che se questo è il suo segreto, come sempre, è un'arma a doppio taglio. E comunque la capacità immersiva
della scrittura di King vi permette di sopportare queste cose e leggerne, insomma, un tot tutto in una botta. La cosa imbarazzante è che King sembra, in questo particolare romanzo, sembra rendersi conto di tutte queste cose che ho detto, perché lui stesso in alcuni tratti scrive cose come: tutto ciò vi sembrerà inutile, no? E forse lo è, ma ve lo voglio raccontare lo stesso, no? E in altri punti, dove magari a un certo punto prende da due personaggi, i personaggi diventano 32 di colpo, quindi c'è una valanga di personaggi nuovi da gestire, quindi ogni tanto vi butta lì in faccia un nuovo nome che non vi dice niente, e lui a un certo punto scrive proprio, scusate per tutti questi nomi che continuano a spuntare, ma ricordatevi che eravamo in 30, sì, ho capito, ma c'è modo e modo di affrontare la cosa, di gestirla, non semplicemente ricordiamoci che sono 30 personaggi, ogni tanto ce ne ricordiamo e quindi ne buttiamo dentro un altro. Addirittura nella scena del torneo lui scrive il tabellone con gli sfidanti accoppiati, in cui metà dei nomi non dicono assolutamente niente, ma nessun problema, perché tanto poi la metà muore di colpo e quindi invece di concentrarsi su 32 personaggi può concentrarsi su 16, anzi 15, perché uno lo fa morire dopo. E quindi e questo non è un grande spoiler, perché non c'è contesto, non sapete di che cosa cacchio sto parlando. Quindi è strano, e per supplire a questa cosa che lui stesso ammette esplicitamente dentro la narrazione, soprattutto all'inizio del libro, inserisce delle anticipazioni. Cioè lui vi racconta per 20 pagine che culisce. Si vede che sono 2 mesi che non giro un video, ho perso un po' di smalto. Che pulisce il culo al vecchio, lo aiuta ad alzarsi e dice quanto gli fa male e parla di quando aspetta l'ora per dargli gli antidolorifici, eccetera, eccetera. Ah, tutto questo era stato divertente, non come l'orrore che avrei dovuto affrontare. Fine del capitolo, inizio il nuovo capitolo. Sta cosa la fa 3 o 4 volte alla fine di alcuni capitoli. Cioè lui è come se mentre scriveva, no? Stava scrivendo e pensava, sì però, che palle, questi qui mi mollano a pagina 30, facciamoli capire che poi succede qualcosa. Ed è tremendo, gli errori, le parti che vi ho letto, questo atteggiamento, sono tutte cose che sono tipiche degli scrittori in erba, ok? Per questo ho avuto questa sensazione di ghostwriter. Ora, non è che ghostwriter uguale scarsa qualità o incapacità, però se tu hai, non lo so, 4 libri in lavorazione contemporaneamente, come dicevamo nel video sui ghostwriter, scritti da 4 persone diverse, King tipo dà il là, butta lì un po' di idee, poi fa il giro, li rileggi, li corregge un po' e poi li dà in pasto, e lui scrive e pubblica ad una velocità strepitosa, quindi i suoi libri non hanno tanto tempo per la revisione. L'ultimo ghostwriter che è arrivato era un po' scarso, poi magari non è vero niente, però in questo caso King dovrebbe pensare di smettere, perché, ma detto in maniera molto seria, vale la pena. Alla sua età, quindi è verso la chiusura della sua carriera. Gli ultimi ricordi che i lettori appassionati avranno di lui con romanzi come questo. Uno non dovrebbe, proprio perché tanto è milionario, famosissimo, qualunque cosa scriva la vende manco fosse pane, eccetera, prendersi un secondo più di tempo e scrivere una grande opera che non deve essere Guerra e Pace, deve essere la grande opera di Stephen King, in linea con quello che ha sempre scritto, ma deve essere bella, ben pensata, ben scritta, coerente, solida, sorprendente, no? La grande opera di chiusura per dire: io me ne vado, sbatto la porta e beccatevi questo pezzo di storia della letteratura americana. E invece no, invece sforna ste puttanate abadilate proprio. Ed è una cosa che mi fa impazzire, perché è esattamente il contrario di quello che secondo me avrebbe senso. E per continuare, è pigro, poco sforzo nella narrazione, ci sono gli animali giganti, ah oddio, uno scarafaggio grosso come un gatto, terrore, raccapriccio e stupore. No, è uno scarafaggio grosso come un ratto. Ragazzi, siamo nel 2022, abbiamo letto e visto al cinema, alla TV e sul computer, sul cellulare, di tutto, effetti speciali, idee incredibili e tutto. Non puoi fare come ai tempi di Beauty Kate, che quando l'ha pubblicato lui faceva aprire il cofano dell'auto, boom, usciva un pesce verde mutante, oh, incredibile, che già lì era, insomma,
ti sei sprecato proprio, ma qui non mi puoi buttare gli scarafaggi giganti e i conigli giganti come, ah, oh, un mondo di fantasia completamente diverso dal nostro, un normalissimo scarafaggio ma grosso. E detto, cazzo, cioè poco sforzo, mondo fantasy di un autore simile richiederebbe un po' più di impegno. Poi vabbè, c'ha sempre le solite cose da King, che c'è la creatura dormiente nella città, che è un po' come Blaine il mono, no, Charlie Chuchu di appunto della Torre Nera, o It, no, la creatura dormiente sotto, o anche Tommy Knockers, che è uno dei peggiori libri che abbia mai scritto, in cui c'è l'astronave dormiente che scatena tutto questo effetto a catena che trasforma la gente. La trasformazione della gente, sempre le stesse cose, King, cazzo, cioè, ritirati, veramente, perché io preferisco mantenere un buon ricordo del Miglio Verde, del primo volume della Torre Nera, di The Stand, no? L'Ombra dello Scorpione, e di tanti altri bei libri che mi hanno intrattenuto, che mi sono piaciuti, di suoi che ho letto con piacere. E non questa roba qua, mi si sta di nuovo surriscaldando la videocamera, mannaggia al caldo. Riferimenti alla Torre Nera si sprecano, appunto, no? Oz, la città di Smeraldo, le scarpette rosse, il pistolero, il morbo, radiazione che la gente è deformata, la strada del re, i lupi del Calla, c'è proprio riferimenti, te li buttano in faccia, così non c'è niente di male in questo. La storia è estremamente lineare, cioè letteralmente il fantasy, quello del viaggio, no? Lui parte, fa un viaggio, arriva dal cattivo, deve affrontare il cattivo, fine. E tu, wow! E poi c'è una cosa bella in questa cosa. Nelle prime 100 pagine del libro, a un certo punto c'è sto scarafaggio grosso come un gatto dal tunnel segreto di collegamento tra sti due mondi. E lo scarafaggio stava già morendo per i cazzi suoi, perché dice, Bowditch, il vecchio, che è il custode, diciamo, di questo passaggio, dice, la nostra atmosfera è letale. Per loro, letale, no, mentre di là l'aria per noi è addirittura rinvigorente, quindi uno dice, bene, quindi quando andrà di là sarà una specie di superuomo, sarà più forte, più veloce, più prestante, più intelligente, avrà i superpoteri, che cacchio ne so io, e invece no, lo dice soltanto in questo dialogo e poi se ne dimentica, non viene mai più citata questa cosa, non c'è una singola volta in cui il personaggio abbia un effetto o una cosa che sia riconducibile a questa. È tremendo, e sentite qua, pagina 362, sentite questa lettura dispersiva. Poi a un certo punto ho smesso di prendere appunti, perché insomma, mi sono perso, pensai. È tutto in prima persona. Non ho un GPS e non arriverò mai in tempo alla meridiana. Sarò fortunato se riuscirò ad andarmene da questo posto assurdo prima che faccia sera. Poi attraversai una piccola piazza con una statua al centro, era una donna ma senza più la testa, e mi resi conto che potevo vedere di nuovo le tre torri a spirale. Ora però si trovavano di lato rispetto alla mia posizione. Ebbi un'idea che prese forma, assurdo ma vero, con la voce del coach Harkness, che allenava la squadra di basket oltre a quella di baseball. Il coach camminava avanti e indietro sulla linea laterale, rosso in faccia con due macchie di sudore sotto le ascelle della camicia bianca che indossava per tutte le gare in notturna, seguendo i movimenti della sua squadra e gridando «Aggiramento! Aggiramento! Dannazione! Aggiramento! Era questo che stavo facendo mentre seguivo le iniziali del signor Bowditch!» Invece di arrivare all'ingresso principale di quell'enorme edificio centrale, dove sicuramente terminava la strada dei Gallien, lo stavo aggirando per raggiungerlo da dietro. Attraversai la piazza verso sinistra, prevedendo di trovare una traccia in una delle tre strade che si diramavano da quel punto, e fu proprio così. Ragazzi, dispersivo, io potrei dire, è che comincia a essere anziano, no? No, ha sempre scritto così King, però forse è peggiorato, effettivamente, quindi il fatto che sia anziano potrebbe avere la sua importanza. E poi, cos'altro posso dire? C'è questa cosa che, siccome lui è di un altro mondo, vede le scritte, la sua mente le traduce automaticamente in inglese per una specie di sovrapposizione, e quindi spiegano che mentre le guarda vede la scritta spogliatoio e poi improvvisamente diventano caratteri runici. Benissimo. Lo dice 20 volte nelle ultime 200 pagine. Ho capito! È chiaro il concetto, esattamente come i teschi, ci sono questi morti viventi che sono scheletri, ma hanno tipo una specie di alone fantasma spettrale del loro vecchio aspetto, no? E questa cosa la dice 50 volte nelle ultime 200 pagine e continua a scusarsi per il fatto che si ripete, cioè è imbarazzante, imbarazzante.
E basta, basta, potrei continuare per ore a parlare di tutto ciò che c'è di sbagliato in questo romanzo. Di nuovo, per me non è il peggior romanzo che abbiamo letto di King. Cell per me è peggio. Tommyknockers probabilmente è peggio, ma siamo lì. Il gioco di Gerald, a molti piace, io personalmente lo trovo il peggior libro che abbia mai scritto. Non l'ho nemmeno finito. Shining probabilmente è il peggior libro che abbia mai scritto. Fucilatemi, che cosa volete dalla mia vita? Questo Fairy Tail non vale la pena. Vale la pena per completismo, vale la pena se siete lettori che leggono solo e esclusivamente Stephen King. C'è un sacco di gente che legge uno o due autori e basta, e ha tutti i suoi libri, e spesso sono autori seriali come King. Allora, a posto, ok, non c'è problema. Ma per tutti gli altri, no. Tra l'altro, adesso non mi ricordo quanto l'ho pagato, 20, 21,90 euro, una cosa del genere. Cioè, mi andava meglio quando trovavo, che ne so, che cosa c'ho qua? L'uomo in fuga, o Misery, o La lunga marcia, o Beau e Kate, o Le notti di Salem, o Rose Madder e così via, ma li trovavo tra i 2 e i 5 euro sulle bancarelle dell'usato, e chi se ne frega, no? Ma comprarlo a prezzo pieno è un insulto per i lettori. Un autore così famoso, così affermato, che non ha bisogno di fare la quantità vendendo, perché ha soldi per sé, per i suoi figli, per i figli dei suoi figli, e tra l'altro i suoi figli li sta piazzando, perché cercate Owen King e vedrete che è uno scrittore di cui probabilmente non avrete mai letto niente, ma basta il suo nome a vendere un po'. Basta scrivere King in grosso e Owen piccolo e boom, e comunque l'ha già buttato nel tritacarne dell'editoria mondiale, dove solo per entrare ci vuole insomma un certo sforzo. E quindi, ragazzi, questo è quanto. Il mio consiglio è: non compratelo, e lo dico con sincero dispiacere, perché, ve lo ripeto, 50 libri, ok? Ho letto 50 romanzi di King. Uno che legge 50 romanzi di King non è prevenuto verso l'autore, ma è una questione di onestà. Avrei potuto dire: è bellissimo, è eccezionale, Stephen King è uno dei massimi scrittori di sempre, sul suo impero narrativo non tramonta mai il sole, ma qui è tramontato e di brutto. Io era un po' che non leggevo qualcosa di suo di recente, quindi non so se tutti i suoi ultimi romanzi soffrono delle stesse problematiche di questo, ma se così fosse, il sole è tramontato sul suo impero e bisogna che King si affretti nell'ultimo barlume oltre l'orizzonte a far arrivare quell'ultimo raggio di luce attraverso le nubi che colpisce la spada della roccia e dica: ecco, quello è il mio lascito. Perché questo lascito, più che una spada nella roccia, è tipo un water nella roccia, una bella tazza di porcellana con i bordi sporchi. Quindi, grazie per avermi seguito fin qui. Odiatemi perché ho parlato male di King. Che cazzo se ne frega. Se siete fan a prescindere, sbagliate di base, proprio in partenza. Non è la persona che fa l'opera, è l'opera che determina la persona. Sono due cose molto diverse. E quest'opera dice che King non è più capace, non c'ha più voglia o non sta scrivendo lui i suoi romanzi. Tutte e tre cose oggettivamente inaccettabili. Non comprerò mai più un romanzo nuovo di King. Ho nella mia wishlist, tra l'altro andate a visitarla, molti romanzi. E in fondo, se scrollate, vedrete che ci sono anche diversi romanzi di King che mi mancano. Se qualcuno di voi fosse sadico e me lo volesse regalare, magari perché invece sono romanzi vecchi tendenzialmente e magari sono belli e ne vale la pena, li leggerò e recensirò con piacere, ma se King tra 6 mesi se ne esce con una nuova sparata di libro, no, non ho tempo da perdere, ci sono tante altre cose valide da leggere e da recensire, il tempo è quello che è oggettivamente. Di nuovo grazie per avermi seguito fin qui, spero che non vi siate persi la live di venerdì, potete recuperarla qua sul canale su Il problema dei tre colpi di Cicigno, sempre che sia pronunciato correttamente, e noi per il resto ci vediamo assolutamente come sempre con una nuova recensione lunedì prossimo sul canale alle 15 puntuali.